Salve a tutti ragazzi! Oggi vedremo assieme una partita su Black Ops 3! Vedremo appunto questa partita, una partita ragazzi, che c'era una connessione proprio di merda, una partita proprio laggante, laggante proprio che non avete idea. Era proprio come si suol dire. È una cagata pazzesca! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Ecco, bravo, lui è stato molto fantozzino, è stato molto esplichevole, insomma, è stato molto chiaro. E adesso vediamo che comincia 10-9, adesso si apre la classifica, ma che cavolo significa questa cosa? Comunque, sono primo e sarà la prima volta, e la prima unica volta che sarò messo in alto durante la partita. Ed è cominciata questa partita, conquista la postazione su Untamed, la mappa verde che stava anche nella beta. Vediamo lui, che salta, ma attenzione, non sta ancora lagando, però ecco le prime cose strane, ecco lo scatto repentino davanti, ecco il primo bastardo che viene fatto fuori da me, e vai, la prima uccisione della partita, peccato, no, la seconda uccisione, vedete, un altro ha fatto l'uccisione, sto sparando a cazzo da lontano ma non riesco a prendere nessuno, adesso tiro una granata, vediamo magari a culo l'ammazzo, vediamo che cosa succede, no, ah no, fallo ferito il bastardo, ecco la postazione, eccolo lì davanti, ecco lui, lo uccide perché si è messo lì a camperare su quella posizione, ecco lui, sta saltando, prende uno che stava saltando come la lepre, l'ha ucciso, bene, fatto molto bene, adesso saltiamo dentro l'aria, attenzione i terroristi, quelli dell'ISIS, no, è morto. È morto e non si sa da dove. Ecco che avete visto infatti un piccolo scatto laggante e ritorna lui sulla sua postazione preferita per camperare. Ecco il doppio salto spastico. Adesso ecco un terrorista, l'ha fatto fuori. Attenzione, ricarica il Kalashnikov. Adesso sta scendendo le scale, altri terroristi che lo... No, uno lo uccide ma l'altro uccide lui. Che schifo però, ragazzi, non aiutano gli altri ragazzi dello SWAT team. Adesso continuiamo ad andare sempre in quella posizione perché noi vogliamo morire. Ecco il terrorista, l'abbiamo fatto fuori. Ecco l'altro terrorista con il fucilone. Il fucilone bello lungone. E questo non è un riferimento porno. Andiamo avanti, vediamo. Ecco che viene inculato da dietro. Attenzione, altro riferimento pornografico. Ecco lui che sta per affacciarsi alla finestra perché vuole vedere se magari si affaccia anche qualche terrorista. Sta sparando, lo fa fuori, lo fa fuori, lo fa fuori, lo fa fuori, solo uno. Adesso si butta nell'acqua perché ha finito di fare le porcate. Vediamo che adesso sta nuotando in maniera incredibile. Anzi, sta nuotando molto lentamente. Non è campione di vuoto questo qui. Adesso sta ancora andando sott'acqua. Aveva preso un attimo di bocca da dare perché probabilmente aveva scorreggiato sott'acqua. Attenzione! Sta, ecco che è uscito dall'acqua, sta cercando un terrorista che lo vuole fare boa, gli vuole fare la boa proprio, con la lag che è tremenda, ecco, ha ucciso quel salterino laggiù, adesso butta la granata out of nowhere, e adesso un altro che salta, no, un altro che lo uccide da dietro in maniera barbara, guardate, scivolando, tutto laggante e laggoso, ecco, guardate come lagga, sembra che sta andando incontro al vento, il vento gli fa resistenza, ecco che siamo nell'area, stiamo aspettando camperati qui, che passi qualcuno perché gli vogliamo proprio fare male con i terroristi del bene. Vediamo dove cavolo stanno. Usciranno da quella porta, no, escono dalla finestra, mi inculano da dietro, no, che brutta questa cosa. Anzi, lateralmente. Ecco che mi voglio buttare giù dalla finestra perché si vuole suicidare. Attenzione, adesso fa un salto che non si capisce come lo riesce a fare. Adesso sta laggando, ma ce la fa a fare il salto. Ecco il terrorista, l'abbiamo ucciso da dietro. Ecco un altro terrorista che butta qualcosa, una granata, che cos'era? Adesso gli buttiamo noi una granata e ci fa fuori in maniera tremenda. Abbiamo visto anche la classifica un attimo aperta. La macchina da guerra è disponibile. La apriamo, attenzione, c'è il terrorista che ci vuole eliminare. Attenzione lui. Però noi abbiamo la macchina da guerra a disposizione. Aspettiamo che passi qualcuno. Vediamo se qualcuno si fa vedere. Attenzione con lui! Lo fa fuori! Ora vediamo che là sopra butta una granata, ma lì ci sono gli amici. Attenzione, non fare puttanate, per favore. Stiamo tornando indietro a cercare qualche altro terrorista da fare fuori. Ecco lui! Lo facciamo. No, non lo facciamo fuori. Non si è capito chi è che ha eliminato chi. Chi non ha eliminato chi. Ecco lui! E lo elimina! Attenzione, adesso si vuole buttare nell'acqua perché ha finito di fare le porcate. Esce uno che si è rimasto in aria e cammina come Gesù Cristo sulle acque. Attenzione, è stato eliminato. Guardate anche la lagganza della clip, quella della morte.
Bene, ecco che ci avviciniamo per la prima volta da questo lato della mappa. Attenzione, 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 lo fa fuori. Attenzione, attenzione, un altro terrorista. Attenzione, 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 butta la granata. Magari esce fuori, si prende una bella sorpresa. Vediamo. Sì, no, abbiamo fatto l'assist. Attenzione, contesa, non ci fa caso che stava il nemico dietro di lui. Adesso si va a nascondere. Aspetta che passi il bastardo col Kalashnikov. Vediamo, 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 vediamo che cosa succede. Perché sta per entrare nell'area. Contesa, 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 contesa. Oh no, non lo vede, non lo vede. Attenzione, stanno in due, forse. No, 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 no. Viene colpito in testa, ma da dove? Da dove? Non si capisce. Ecco che si butta nuovamente fuori dalla finestra. Si vuole proprio suicidare questo qui. Adesso sta camminando sempre con la lagganza che lo colpisce proprio nelle ossa. Attenzione alle gambe, le gambe. Lo abbiamo degambizzato. Ed è morto, guardate il cadavere penzolante per terra. Adesso attenzione, un altro terrorista. No, la laggosità lo fa morire. Attenzione, ha fatto 14-9, il miglior risultato finora in una partita di Call of Duty. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Mancano 28 secondi alla fine. No, 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 no. Attenzione, il lag fa, meno male, fa favorire l'amico. Noi no, invece, perché abbiamo la connessione del pene oggi. Ed ecco che camminiamo, andiamo di nuovo nella caverna, nella parte dove siamo andati meno volte in questa partita. Vediamo un po' chi esce. Attenzione, la cascata. Vediamo lui che si vuole fare una bella camminata dopo la cascata. Manco fosse Shangri-La. Attenzione, ecco il terrorista. L'abbiamo fatto proprio, gliel'abbiamo ficcato nel culo il proiettile. Bene, adesso vediamo che altro succede. Là dice di catturare. Adesso guardate, per colpa del lag facciamo questo saltino del cazzino. Ecco che siamo entrati nell'area, l'abbiamo conquistata. Però speriamo che non viene nessun bastardo terrorista a farci il culo. Ci giriamo, ma attenzione, da dietro il maledetto! Anche lui laggante, guardate, ha saltato la cascata e poi ha fatto un salto mortale per ucciderci. Manco fosse un clown del circo. E adesso vediamo che ritorniamo, stiamo ritornando nell'area della postazione. Ecco il terrorista! L'abbiamo fatto fuori prima che ci lanciasse la freccia, quello era Arrow della serie televisiva. Adesso continuiamo ad entrare nell'area che vediamo è contesa. Attenzione, il laggometro! Niente, non lo riusciamo ad uccidere, buttiamo la granata, magari lo uccidiamo, facciamo assist senza capire come abbiamo fatto. Attenzione, veniamo eliminati da un bastardo che veniva giù dal ponte. Un troll delle caverne, probabilmente, oppure un troll dei ponti. E vedete proprio la lagganza adesso, proprio a livello micidiale, il laggometro, guardate com'è alto. Attenzione, ecco un terrorista che salta in aria, si voleva suicidare, probabilmente l'avrà fatto lui volutamente, visto che è un terrorista. Attenzione, a noi non ce ne frega niente di quello là, non l'abbiamo sparato, però è morto da solo. Un altro terrorista che si è fatto saltare in aria. Ecco lì un altro kamikaze, lo facciamo fuori. Colpa a distanza, da molto lontano lo siamo riusciti ad uccidere. Meno male, i tizi dello SWAT sono diventati molto più forti. Ma stranamente stiamo perdendo. Com'è possibile? Attenzione, non riesce a saltare la cascata. Attenzione, qui riesce a saltare dalla finestra. Prende di nuovo la macchina da guerra. Attenzione, stiamo aspettando che passi qualcuno per fargli il culo. Attenzione, no, questo è un amico. No, si suicida come un coglione. Per la prima volta un tipo dello SWAT ha fatto il kamikaze. Non si può proprio sentire questa cosa. Ecco lì, laggiù, un nemico che per la forza del lag proprio scompare. Non si capisce più dove è andato. Attenzione, ecco una scia, quella della scia della banda ultra larga. Attenzione, adesso stiamo camminando sempre con l'agometro, ci buttiamo, ci stendiamo come delle porno star. Attenzione, spariamo da dietro a due terroristi. Il terzo terrorista, no, non l'abbiamo ucciso. Annette, maledetta lui. Guardate, proprio in testa ci ha preso il cornuto. Ebbene, continuiamo a commentare questa partita. Vediamo che sta cercando di saltare, ma no, si butta giù di come un coglione. Si butta giù come un coglione, per colpa del laggometro. Là sopra, guardate, guardate anche gli altri amici in difficoltà per colpa del laggometro. Risaltiamo, questa volta ce la facciamo, abbiamo ucciso uno, non sappiamo come abbiamo fatto, con la granata precedentemente tirata. Ecco i terroristi, no! I terroristi ci hanno ucciso. Attenzione, un altro teschio laggiù, quindi è morto un altro nostro compare. Buttiamo la granata, magari prendiamo uno. No, 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 no. Attenzione, gli altri amici sono saliti là sopra, è morto un altro. Vediamo se possiamo andare da dietro per prenderne uno da dietro. Attenzione, il terrorista! No! Eliminato, di nuovo in testa, ma questo proprio c'ha la mira automatica alla testa. Come cavolo ci riesce? Non siamo mica su zombie. Bene, ed ecco che continuiamo a salire. Ecco il bastardo del terrorista che ci ha fatto male prima. Noi invece siamo respawnati perché noi siamo immortali. Resuscitiamo come Gesù Cristo. Attenzione, siamo morti.
appena l'ho detto ci sono arrivati i razzi dal cielo, perché come si dice, che Dio ti fulmini, in questo caso che Dio ti razzi. Bene, ed ecco il terrorista, è colui che scatta, ma non si capisce come, grazie alla forza dell'agometro, ci buttiamo giù nell'acqua, sperando che lui non ci abbia visto, scavalchiamo questa barriera del pene, attenzione, lì si è messo qualcuno a camperare perché ha costruito la tenda, vediamo un po', dentro la caverna c'è qualcuno, no! Siamo stati sparati proprio dietro, nel culetto, guardate in la maniera violenta, guardate, nemmeno si riesce a premere il rientra, tant'è il laggometro. La lagganza proprio della partita. Ed ecco noi che cerchiamo di salire sopra questa scala nonostante il lag. Vediamo in questo momento che stiamo praticamente pedinando come uno stalker questo tipo davanti che muore tra l'altro. Ed ecco che i terroristi, no, ci hanno fatto fuori. Serie di uccisioni per zero, proprio nessuna serie di uccisioni fatta in questo momento. Ah, nonostante diciamo la buona partita, la buona partita dal punto di vista delle produzioni di uccisioni. Ah, attenzione, ecco un'altra uccisione sul ponte. Il ponte di Brooklyn, nel mezzo della foresta, nel mezzo della cascata. Gli abbiamo buttato la granata sperando di farlo fuori. Non abbiamo fatto un pene perché probabilmente se n'è scappato. Ed è ecco la partita, una sconfitta tremenda, 24-19. Dai, un buon inizio, diciamo. Il secondo migliore della partita. Vediamo adesso la visuale morte finale. Ecco che laggava ovviamente, ed ecco che viene fatto fuori, guardate, 2925 punti, il secondo migliore della partita. Ed è finita questa telecronaca, ragazzi, è stata proprio una partita emozionante nonostante la lagganza e lo schifo che ne è venuto fuori. Noi ci rivediamo come sempre al prossimo video.